di là di quello che stanno facendo adesso la magistratura e le forze dell'ordine. Ieri la città forse ha dato una spinta a questa bambina. Guardi, sono state 24 ore particolarmente importanti. La notizia più bella, ovviamente, che dobbiamo commentare con estrema cautela, è che la bambina Noemi da ieri dà segni di miglioramento importante. La città ha dimostrato una grande maturità in questi giorni, da Piazza Nazionale all'immagine stupenda che raccontava lei prima del Santo Bono. Ieri, in un'operazione di 24 ore, siamo passati da un'altra notizia nefasta, dal cantiere che si chiudeva per una brutta estorsione, al far fare la denuncia, lavorare per individuare i responsabili, la risposta dello Stato, l'incontro dell'imprenditore, lunedì riapre il cantiere, vincono le forze del bene rispetto a quelle del male. Stamattina la notizia che sarebbero stati individuati i responsabili dell'agguato che ha portato al ferimento di Noemi. Quindi mi sembra che questa città, ancora una volta, con le sue forze, perché parliamo di amministrazione comunale, di rivoluzione culturale e popolare e di capacità investigativa delle forze di polizia e della magistratura della nostra città. Ecco quello che Napoli è in grado di fare quando crede agli obiettivi che si possono raggiungere. Noi ci crediamo talmente tanto, adesso dobbiamo aspettare solo la notizia finale che Noemi sia definitivamente fuori dal pericolo di vita, e questa è la notizia più bella non solo per lei, per la sua famiglia, ma per tutta la città che si è stretta attorno a lei.